adesso vedete quanto siamo sporchi noi. Prima il ghiaccio, adesso ci si è aggiunto sopra il fango. C'è un altro cumulo di fango qua sopra. Pezzi di neve che arrivano. C'è di tutto. Meno male che non l'abbiamo lavato. Meno male. Guardate qua. Cioè, abbiamo la ruota di tre colori: giallo, nero e rosso. I nativi che hanno vissuto in questa regione lo hanno fatto circa dall'850 al 1200 d.C. E qui possiamo comparare diverse culture da altre parti del mondo per vedere come vivevano qui e come vivevano da altre parti. Ad esempio, guardate cosa si costruiva in Inghilterra intorno all'anno 1000. Oppure in Cambogia tra l'800 e il 400, in Spagna, a Rapa Nui tra il 900 e il 1500 cosa si faceva, ed è in Messico le piramidi che abbiamo visto. Ed è bellissimo entrare in uno di questi visitor center prima di andare ad esplorare il territorio, perché ci si fa subito un'idea di ciò che si vedrà dopo. Allora, la signora ci ha mostrato questa planimetria del parco e ci ha consigliato di andare subito a Pueblo Bonito. Poi campeggeremo qui, non faremo la strada per tornare indietro, bisogna pagare un pochino. Dice che c'erano un bel po' di prenotazioni, ma visto le condizioni della strada e del meteo, tanti hanno cancellato, quindi c'è posto. Adesso andiamo a farci la loop road. E intanto abbiamo capito un pochino, queste macchine pulite che ci sono qua intorno, è che i ranger vivono qui. Hanno la loro parte abitativa là dietro, infatti la signora ci ha chiesto a noi com'era la strada. Chaco Canyon Loop Road, one way, traffic only. Questa non è solo un'area dove si può ammirare questo paesaggio così maestoso, ma ci sono dei resti archeologici di questa civiltà che ha vissuto qui 1000 anni fa, una roba incredibile. Queste rocce hanno tutte delle spaccature e infatti prima o poi SBAM! Facciamo la prima sosta e andiamo a vedere questo Pueblo Bonito, questa parte della città, della cultura Chaco, di cui è rimasta un'abbondante testimonianza. Anzi, queste edificazioni sono talmente mimetiche che si fa fatica a vederle da lontano. Ci hanno detto di camminare assolutamente sul sentiero. Incredibile, perché passi una collina e ti ritrovi davanti una cittadella. Miglior mimetismo non ci può essere, perché è costruita con le rocce che sono state raccattate qua attorno. Che posti incredibili. Cioè, queste pietre venivano anche lavorate per renderle abbastanza simmetriche. Tra l'altro, adesso non so se abbia una funzione strutturale o meno, però c'è una striscia di mattonelle più grandi, poi ci sono mattonelle più piccole. E naturalmente questi edifici dovevano avere più piani, perché guardate questo muro quanto è alto. E si vedono anche come erano fatti i piani superiori, con i travi di legno, dove poi veniva fatto sopra il pavimento. Cioè, guardate quanto è grande. No, vabbè. Questo era un luogo cerimoniale. Qui venivano svolte tutte le cerimonie legate a quello che era la spiritualità di questa cultura. Qua si possono vedere altre di queste stanze. E qua siamo nella parte più alta di questa piccola cittadella. Perfezione incredibile, queste parti più tondeggianti dove entravano questi tronchi enormi. Mamma mia! Qua rimane un po' di quello che doveva essere il pavimento e guardate, sono tutti tronchi più piccoli. È veramente lunghissimo. Pensate cosa doveva essere trovarsi di fronte questo edificio quando era al suo splendore, magari arrivando dopo una lunga traversata della prateria. E chissà che cosa ci doveva essere costruito anche sulla montagna, perché si vedono dei buchi che, come abbiamo appreso in altri luoghi, servivano probabilmente per infilare i tronchi. E nel frattempo ha iniziato a nevicare un'altra volta.
E adesso prendiamo il sentiero dei petroglifi e andiamo proprio a quello che era Pueblo Bonito. Là c'è un petroglifo, sembra insomma, una specie di rana, non si capisce. Qua tra l'altro ha dei colori incredibili. Ci sono delle tonalità color rame qua. Lì c'è un buco che è certamente il nido di qualche uccello e anche là sotto ci sono degli altri nidi. Ed eccoci qua a sovrastare questo Pueblo Bonito costruito tra il 900 e il 1200. Naturalmente ampliato nei secoli. Questo era il cuore di tutta la valle del Chaco. Questa dove certamente c'erano tanti altri piccoli pueblitos, come quello dove siamo appena stati. Qui dove c'era la più grande spiritualità di tutto questo territorio. Infatti ci sono un sacco di luoghi religiosi qua dentro. E guardando queste mura si riesce a percepire solamente un minimo di quello che doveva essere anche l'imponenza di questa struttura, perché guardate quanto sono alte queste pareti e certamente ce n'erano di più altre sopra. Cioè, a vederla dal basso è impressionante questa parete. Crediamo che questa montagna sia venuta giù dopo. È molto vicino alla cittadella. Qua capiamo anche che erano abbastanza bassi, perché qua Luci dovevamo andare dentro. Sì, non so, è il percorso di qua. Cioè, perché? Aiuto! Oh, guardate qua tutti i tronchi ancora incastrati qua dentro, più grandi e più piccoli. Sembrano mattoni fatti a mano, invece sono tutte pietre, incastrate perfettamente. Quello qua. Ci sono altre stanze. Questo era perlomeno tre piani, ragazzi. Cioè, uno, due e tre là in alto. E chissà. Questo è un labirinto, se entri là dopo ti perdi. Ci sono anche dei buchi che non sono delle finestre. Qua ci mettevano qualcosa. Se crolla questa finestrella, noi rimaniamo qui dentro. Sì, non esci più. No, non esci più. Cioè, questo è peggio del pozzo di Batman. No, ma guarda da dove dobbiamo andare. Ma è un labirinto questo. Aiuto! Questa è leggermente più grande. E poi c'erano le finestre anche all'angolo. Guarda che strani. Sì. Chissà quante giunte sono state fatte qua nei secoli. Porte anche tappate, dici no, qui mia proprietà, qua tua. Qui ci sono delle stanze chiuse, ragazzi. Se ti perdi qua dentro non la racconti, non esci più. Guarda qua! Cioè, è infinito. Ma qua? No, qua c'è il tetto. Qua c'è il tetto, Luci! Guardate qua. Finalmente abbiamo una sensazione di cosa significava vivere in questi posti. Il soffitto c'è scritto che l'hanno restaurato un po' di tempo fa per preservarlo. Ma è come era nell'anno 1000. Sembra un po' una cella, diciamo, aveva la finestra ma dava su un'altra stanza. Sì. Cioè, pensiamo quando questa altra stanza di qua a sua volta c'aveva il tetto e magari sopra un altro piano, cioè era tutto buio. Quale sarà stata la logica di farle così piccole? È vero che erano bassi, ma non credo così bassi. Là sopra c'era una finestra bella grande all'ultimo piano, chissà chi ci abitava. L'attico. E qui c'è una ricostruzione di come doveva apparire Pueblo Bonito intorno al 1100 d.C. Circa 600 stanze, una sopra l'altra. Addirittura si dice che alcune parti degli edifici avevano 5 piani. Look out, here she comes. The woman that I love. It's too bad she'll never know. Yeah, I can't tell her how I feel. Because she has someone who makes her happy. I'm a ghost in these walls. Or at least I try to be.
Cause I hope that I'm not showing how I feel for her. But she won't feel the same for me. I've got this picture in my mind. It's just the two of us, just the two of us. But I know I have to try. Qua, proseguendo nel loop, si possono vedere qua e là sparse altri resti di edificazioni. I watch her when she walks. She's giving me these feelings that I've never felt before. But she will never know that I love her so well. E adesso andiamo in direzione del nostro campground, che è poco più avanti qua del visitor center, e ci fermeremo per questa notte. Questo posto è incredibile, bellissimo. E questa è la stradina per il campeggio. La signora ha detto che era pieno, però tanti hanno cancellato, ed era stata lei a mettere sul sito le indicazioni che era difficoltosa la strada, proprio perché negli ultimi due giorni in realtà loro non sono riusciti a muoversi. Noi dobbiamo metterci nel numero 26, Ok. Ah, c'è anche per i libri, guarda. Puoi lasciare il tuo libro e prenderne un altro. Allora, ragazzi, alla fine ci mettiamo qua. Non sarebbe il nostro posto, ma per ora non c'è nessuno. E qui effettivamente ci stiamo. La signora ci ha dato un posto dove era impossibile entrarci. Però guardate che posto. Pazzesco, bellissimo. Ci siamo piazzati, abbiamo una vista spettacolare. Ma dato che oggi non abbiamo mangiato, cucinerò sia per pranzo che per cena. E faccio le melanzane alla parmigiana. Sia per pranzo che per cena significa che stai cucinando doppio. Farò delle porzioni abbondanti, ma una cosa sola, Io ho una fame che se non è per pranzo o per cena quello, cioè mi metto subito a cucinare qualcos'altro. Ma. Vai. Ah, ecco i due piatti. Cioè, abbiamo le melanzane a parte con i pomodori e le melanzane alla parmigiana. Allora, io ho aperto per bene, ma mi sa che inizio con una di queste perché qua stiamo a temperature fantoziane. Soffia bene. Soffio bene. Buono. Brava! Ragazzi, buongiorno! Benvenuti qui nel Canyon del Chaco. Questa mattina qua fuori c'è uno spettacolo incredibile, è tutto ghiacciato. Spettacolare. Vediamo dall'altra parte. Si sta alzando il sole, questa brina si scioglierà presto. Io ho lasciato fuori anche il mio cavalletto per il timelapse che abbiamo fatto questa notte. Vado a vederlo. La giornata è spettacolare, però non ci sono più nuvole. È tutto congelato. Tutto a cristalli grandissimi. Anche il mio cavalletto, però si sta cominciando a sciogliere, guardate. Da questa parte si sta cominciando a sciogliere. Mancano pochi minuti e sparirà tutto questo. Il deserto congelato, ragazzi. Naturalmente la notte l'abbiamo passata benissimo, super silenzioso, però ha fatto freddo, il riscaldamento è partito. Queste sono delle impronte congelate. Questo è sicuramente un coyote che è venuto qui a farsi un giretto
chissà quando. Ma è incredibile. Volevo provare a spostarlo, il congelato. Si era congelato a terra. L'uomo fa decisamente più freddo. Carbone congelato. Qua ti puoi fare una passeggiata nel mezzo della vegetazione congelata. Qua sono le gomme e il ghiaccio comincia a sciogliersi. Adesso c'è meno 8 fuori. E questa notte siamo arrivati a meno 12. Effettivamente fuori fa ancora freddo. Tanta roba. Visto che questa notte ha fatto così freddo, e visto che è un po' che non la uso, accenderò anche il preriscaldamento dell'olio motore. In congiunzione con il riscaldamento del motore, così vediamo quanto aumenta la temperatura. Prima di lasciare questo posto facciamo un salto qui, dove ci sono questi resti. Cioè questa era costruita proprio sotto questa caverna incredibile. Anche lassù ci sono tutti i nidi. Cioè è mimetizzato proprio in un modo incredibile. E qui c'è un altro piccolo edificio. Questa era la casa alcova. Bene o male credo che venissero definite tutte così quelle che erano messe sotto queste grotte. Venivano messe in questo modo perché, come possiamo accorgerci in questo momento, sono esposte al sole, quindi questo le scaldava. Durante la pioggia questa grotta gli forniva una protezione per il tetto. Fuori dalla cittadella principale che abbiamo visto ieri ci vivevano principalmente gli agricoltori, che stavano più a contatto con quello che erano le loro terre. Queste abitazioni sono state vissute tra il 1000 e il 1100 e si dice che i Navajo per secoli successivi hanno tramandato le storie dei loro antenati che vivevano in questi posti e che poi si sono spostati per andare nelle terre a loro sacre. Bene, ci prepariamo a spostarci, però lì ci sono i bagni e la ranger ci ha detto che volendo possiamo prendere l'acqua da dentro, perché fuori è chiusa perché sennò si sarebbe congelata. Ci ha detto che possiamo farlo. Ho visto che non c'è tantissima pressione, però ci provo. Il tubo è congelato e durissimo. Senza accendere la pompa non ce la farei, ma accendendola riesco ad arrivare a 9 litri al minuto, che non è malaccio. Viceversa non ce l'avrebbe fatta. Questa è la location. Cioè, il lavandino che è tutto isolato. Qua dentro fa caldo. Dato che ho appena acceso il camion e non lo voglio far raffreddare e lo devo tenere acceso, darò una gonfiatina alle gomme in modo da portarle alla pressione corretta per via dell'altitudine e per via delle temperature anche. Dato che non ho ancora riparato questo gavone, nonostante ho preso dei pezzi per farlo, ma non stiamo riuscendo a fermarci neanche un giorno, ragazzi. Dovremmo farlo. Qua questo un po' sarebbe un posto magnifico, però si paga e quindi meglio di no. Non ve l'ho ancora fatto vedere. Già che ci sono, userò il tubo nuovo che ho. Così evito di dover aprire quel gavone. Questa serie di connettori che ho preso per fare delle modifiche, delle cose, ne userò uno al volo. Questo tubo è veramente bello, c'ha anche lo snodo, non è niente male. L'unica cosa è che naturalmente, avendo comprato tutta questa roba qua, ci sono tutti i passi che non sono metrici. Ragazzi, inutile dire che le mani ce le ho congelate. Bene, ho preparato il tubo, ma in realtà abbiamo quasi finito di caricare l'acqua, quindi lo farò dopo. Nel frattempo, ragazzi, mi sono congelato le mani, freddissimo. Mamma mia. Mettere via il tubo adesso che è gelato non è assolutamente facile. Lo faremo un po' la buona e poi magari lo scaldiamo. Ragazzi, l'acqua è caricata. Mani gelate! Devo scaldare un attimo. Però qui Lucia ha portato il caffè caldo. Quindi salutiamo questo bellissimo campeggio del parco. Siamo stati benissimo, tranquillissimo, abbiamo fatto acqua. Che dire di più? I am sitting at this bar trying to forget. E ripartiamo! Ci aspetta la strada tutta sconquassata, ma oggi secondo me sarà un po' meglio, un po' di fango si sarà asciugato, forse. Forse. Sarà ghiacciato. Stiamo andando in un posto molto particolare. È l'unico negli Stati Uniti in cui si incrociano quattro stati. Cioè potremo sederci nel punto di confine tra quattro differenti stati. È una cosa incredibile.
Sofia mi ha infilato dei guanti di sussistenza. Qua sì, adesso sì. Comunque è incredibile perché il sole scalda. Cioè oggi secondo me le temperature si alzeranno parecchio. Ed eccoci che usciamo dall'asfalto e riprendiamo il pezzo sterrato. La famigerata strada sterrata del Chaco National Park. Qua si alterna tratti con il fango e tratti con la corrugazione. No, oggi è molto meglio. Color on those cheekbones. It's never too late for you to get well known. Che paesaggi, questi steli d'erba giallognoli. Hanno dei colori. Ci sono tutti i binari, solchi scavati. Però il fango ora è molto più duro. Ora sono i binari a guidarci. Ragazzi, siamo tornati alla strada principale. C'è una specie di mercatino. Ma guardate là in fondo che montagne ci si presentano all'orizzonte. E noi dobbiamo andare proprio laggiù. Ragazzi, siamo arrivati a Farmington. E deve essere una delle ultime cittadine che incontreremo per diversi giorni. E anche l'ultima cittadina un po' grossa del New Mexico. Quindi dobbiamo fermarci a comprare un po' di cose e anche a mangiare una pizza. Ci sono certamente tante attività qua attorno e noi ne approfittiamo per fare un po' di spesa, ad esempio. Fortunatamente abbiamo fatto diesel precedentemente, che come avevamo visto qua costa un po' di più. Qui siamo a 4,6. Questo è un quartiere fatto tutto di case prefabbricate. Guarda te. Qua c'è la pizzeria. Ah, lì di fronte c'è un Mr. Car Wash, che niente poco di meno è che il reale nome dell'autolavaggio dove lavorava Walter White di Breaking Bad. Dice che non si accettano pezzi da 50 o da 100. Dentro i Cesar Pizza ci sono sempre i giochi degli anni 80. C'è anche questo che devi giocare a flipper con le palline. E se la vinci te la porti via. Ragazzi, la mega pizza da Cesar Pizza costa solo $6.99 e ci si mangia in due abbondante. Ed è stragettonato, se ne prendono tutti un botto. Noi abbiamo preso una. Solo una. Tada! Wow, raga, questa sembra bella tosta. Peperoni, naturalmente. Sì, non è che ci sono tanti gusti, ce ne sono diverse tipologie. Però, insomma, il classico è peperoni o solo cheese. E noi prendiamo la peperoni, questo salamino che non è neanche tanto piccante. Però questa dovrebbe avere un po' di unta di formaggio. C'è una fame pazzesca, veramente. Questa strada mi ha messo veramente una fame incredibile. E tutto questo, naturalmente, prima di andare a fare la spesa. È fondamentale. Questa è la mia parte. È buona. Ci sta. Ma dopo questo abbondante pranzo siamo pronti per fare la spesa. Abbastanza, non ho più fame. Proviamo un supermercato nuovo, mai testato. Dobbiamo anche preparare alcune ricette particolari e per quello stiamo cercando proprio degli ingredienti specifici. E queste ricette sono italiane e quindi non è proprio così facile recuperare qua tutto quello che ci serve. Tipo, ragazzi, avevamo bisogno del prezzemolo e vi possiamo assicurare che non è proprio così facile trovarlo qui nei supermercati. Ma qua c'è l'Italian Parsley. Un'altra cosa complicata potrebbe essere il dragoncello, che in realtà non sappiamo neanche come si dice in inglese. Cioè, traducendo viene fuori tarragon, cioè, può essere, però qua io non l'ho mai che visto. È il tarragon. Va bene, in mancanza del dragon, cosa può essere la roba che ci assomiglia di più? Di che sa il dragoncello? Non lo so, io non l'ho mai usato. Qua ci sono le erbe più strane,
tipo questa che sembra erba cipollina, e il lemongrass. Che sarà il lemongrass? Secondo me ci potrebbe stare il lemongrass anziché il dragoncello. Notare la mente è abbastanza rara. Guardate come la vendono. Ci siamo. Cioè, ma vuoi provare anche il lemongrass? Cioè, che non si sa mai, che non sappiamo neanche che è il lemongrass. Ma non mi ispira molto. Beh sì. Beh, poi ci servono i lime, che quelli si trovano. Un altro dei problemi che ci può essere nel fare una ricetta italiana qui negli Stati Uniti è che le porzioni potrebbe essere un po' complicato. Del tipo, se ti servono poche uova, qua non le compri, cioè qua come minimo 12. A noi ne servivano 4, la confezione da 6 poteva andare. Luci, 12 uova, le mangeremo frittate. Vai. Poi però dobbiamo dire che parlando di uova, la scelta è... cede tutto, con gli omega 3, senza gli omega 3, white, brown, free range, pasteurized con vitamin e... boh. Quale vuoi? La, e poi ci sono diverse dimensioni, large, medium, small, vabbè. Poi ci serve pure il latte di cocco, e devo dire che questo è facile. Quale vuoi? Original, un vaniglia, original. Questo è un sweetened, eh? Prendiamo questo. Adesso ragazzi, un'altra cosa complicata, il pane. Ci serve del pane da far seccare per poi ammorbidirlo. Ma qua negli Stati Uniti il pane, quando te lo danno, è stramorbido in genere. E male che vada, non è che secca, ammuffisce. E quindi come lo fai seccare il pane? Qui c'hanno le baguette e il pane surgelato. E questo non l'abbiamo mai provato per vedere se non ammuffisce e secca. Un altro problema potrebbe essere il latte. Ma non che non si trovi, è che noi non è che ne beviamo tanto. E qua te devi comprare il gallone. Che ci faccio di un gallone di latte? E tra l'altro ragazzi, adesso è un gallone. Comunque costa, il latte costa tra l'altro, non è neanche tanto economico. In questi corridoi ci sono un sacco di prodotti, vitamine, robe organiche. Un sacco di scatolozzi. Devo cercare il pepe in grani, potrebbe essere complicato. Attenzione, 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 l'ho trovato. Cioè, sto supermercato mi sembra che vengono a rifornirsi gli astronauti, tutto dentro scatoline. Vendono tutte boccette, robe, scatole, a pastiglie. Anche qua, tutte pastiglie, boccette. È un misto tra una farmacia e una erboristeria. Anche qua, colic, multivitaminici. La roba da mangiare non è che ce n'è poi tante. Ci serve della macinata di maiale, che qua non c'è. Siamo a terra, dobbiamo cambiare supermercato. Bene ragazzi, nonostante la ricetta non è che sia poi complicatissima in termini di ingredienti, non siamo riusciti a trovare tutto. E quindi dovevo fare un altro salto al supermercato, al Walmart. Secondo supermercato, vediamo se riusciamo a finire la lista della spesa. Ci riproviamo, partiamo alla ricerca del tarragon. Tarragon non lo vedo. Però sta anche qua l'erba cipollina, quella si usa. Al Walmart la trita di maiale si trova. Ragazzi, guardate che bistecca vendono qua. Si chiama Tomahawk. Questa la vorrei far provare a mio padre. Tomahawk. Cioè, quanto pesa? Costa 41 dollari, però pesa. Cioè, parliamo di 3 libbre. Va bene, abbiamo trovato tutto quello che ci serve alla fine. Qua deve essere successo qualcosa. C'erano 6 macchine della polizia davanti a una di queste casine mobili. E abbiamo visto anche un poliziotto con la pistola. Ci sarà stato qualcuno dentro che devono portare via, perché ma erano un sacco di poliziotti. Adesso lasciamo Farmington e la nostra direzione è quella roccia laggiù in fondo, quella montagna. È ancora lontanissima, ma si vede da chilometri e chilometri di distanza. Ragazzi, stasera vogliamo vedere se possiamo passare la notte al casinò. Bisogna trovare la guardia e chiedergli se ci possiamo mettere qua per la notte. Ci va a chiedere alla guardia. Questa zona, essendo che ci sono le riserve indiane, non ci sono tanti posti. Mi pare di sì, gli è da il consenso. È certamente il casino più sgarruppato che noi si sia mai visto, però è in terra nativa e per quello è qua. Il parcheggio ce l'hanno bello grande. Con il casino comunque vai quasi sempre a colpo sicuro. O stanno aperti tutta la notte e quindi non hanno di solito questi problemi, oppure come questo chiudono molto tardi.
Nel frattempo comunque, ragazzi, ci siamo accorti che abbiamo un piccolo danno. Non è nulla di grave, ma è anche tra l'altro una cosa che mi aspettavo succedesse prima o poi. Abbiamo un bel buchino nella marmitta. Non è messo tanto bene. È una delle riparazioni che vorrei fare certamente prima di cambiare continente. Non so se la farò qua. La parte della marmitta è una delle cose che voglio modificare, perché non mi convince molto. Quindi non mi conviene far spendere dei soldi qua per riparare questa, che poi con tutta probabilità dovrò cambiarla. Però per curiosità andiamo a vederlo là dentro, questo casino. Credo che ci siano solamente slot machine, mi dà questa impressione. Però una cosa è certa, c'è tanta gente. È vero che è anche sabato. Ragazzi, in realtà anche in questo casino ti regalano i soldi. Stiamo registrando tutte e due le schede. Ragazzi, c'è un sacco di gente. Le macchine sono quasi tutte piene. Sono quasi tutti nativi. Ci hanno dato il tesserozzo. E tra l'altro non devi mettere nessun dollaro per giocare a gratis. C'hai 10 dollari e se li rivinci te li pigli. Adesso, per non perdere tutto in un nanosecondo, bisogna trovare quella che costa meno. Cioè, abbiamo trovato la macchinetta giusta. Quella che costa poco, un centesimo, però ne devi giocare 25. Crediamo, perché noi non ci capiamo niente di sta roba. Cioè, non sappiamo neanche come si fa a vincere. Però intanto qui puoi caricare il cellulare. Esatto. Che ne so, premi, spin. Però c'è anche il tè gratis. L'avevamo un po' infamato sto casino, ma alla fine c'è anche il gratuito anche qua. Perso. Sembra che hai vinto chissà quanto. Lo so, perché praticamente... Intanto 1,70 ce lo siamo portato via. Intanto 1,70. Ma che gioco è che vinci meno di quello che hai puntato? Cioè, ma che senso ha? Non ha nessun senso. Però se io questi me li prendo, cash out, 1,45. Io faccio cash out, raga. Faccio cash out e via. Qua abbiamo finito. L'ultimo, facciamo per uno perché... 5 win. Cash out. 5 centesimi. Questi voucher in realtà adesso te li potresti già rimettere dentro la macchinetta proprio così come sono. Invece noi ci riprendiamo. Cioè, sono come mettere assegni dentro, ragazzi. Per 5 centesimi, ero 5, non so niente. Dispense, $3.55. 3 dollari? Ragazzi, 3 dollari abbiamo vinto. C'è gente che passa da una macchinetta all'altra, ragazzi. Non si siedono neanche, mettono bigliettini. Si perdono un sacco di soldi a sti giochi, cioè. Ma perché giocare così? Pazzesco. Noi siamo usciti vincitori con i nostri 3 dollari che prima non avevamo, però ne abbiamo persi 10. Cioè, per portare a casa 3 dollari ne abbiamo dovuti giocare 10 regalati. Regalati? Cioè, quindi ne avremmo persi 7 sostanzialmente se fossero stati nostri. Ma buono.